Archiviata la pratica Laureatum, il Città di Teramo va a caccia della quinta vittoria consecutiva per proseguire la marcia verso l'obiettivo. Pomante non recupera gli infortunati Tato, Calderaro, Andreozzi e Milozzi. Il Casoli fanalino di coda vuole dare una sterzata al suo campionato dopo aver raccolto un solo punto in 6 gare. Per motivi di ordine pubblico si gioca al Mariani Pavone di Pineto, dove sono stati messi a disposizione 600 taglianti per la tifoseria biancorossa. Dirige Spadaccini di Chietico, adeguato da Cerasi di Teramo e Corradi di Avezzano. Come preventivabile, il Teramo tiene in mano il pallino del gioco. La prima occasione arriva al sesto, quando Palumbo pesca Kovalonux all'interno dell'area di rigore. Il letto nella difesa e serve Censori a rimorchio, che colpisce in pieno il compagno. Passano 2 minuti e Palumbo confeziona dalla sinistra per la zampata di Kovalonux, che da 2 passi non corregge verso la porta. Ancora il numero 9 è pericoloso al decimo, con un'incornata dal centro dell'area, che si perde alla sinistra di Di Donato. Dopo un inizio a senso unico, il Casoli prende coraggio. La gara procede sui binari dell'equilibrio e non succede nulla di rilevante fino al 26esimo, quando Farindolini crossa su misura per Kovalonux, che stacca di testa, ma trova il palo a dire di no. Nell'occasione Spadaccini ravvisa una spinta dell'attaccante biancorosso. Timide proteste al 32esimo per un presunto tocco di mano all'interno dell'area di rigore sull'azione personale dalla destra di Ferraioli. Per Spadaccini non c'è nulla. Sul corner successivo, calciato dallo specialista Palumbo, Kovalonux trova la zampata vincente, sblocca il risultato. 7ª rete stagione per il lettone, che si conferma bomber di lusso per la categoria. Qualche minuto più tardi il pallone per raddoppiare parte dal sinistro di Berardi, che trova la smanacciata in corner di Di Donato. Le immagini di Mal Centurame ci portano alla seconda frazione, che si apre con il tentativo dalla lunga distanza di Palumbo, dopo appena 22 secondi. Il Casoli prova a farsi vedere con più insistenza davanti, ma senza creare palle gol, e al 19esimo corner insidioso di Palumbo. Pepe pizzica sul primo palo, trovando un salvataggio provvidenziale nei pressi della linea di porta. Al 25esimo il Teramo raddoppia e di fatto chiude la contesa, con il secondo centro consecutivo di Antonelli, che dai 16 metri angola con estrema precisione e batte Di Donato. I biancorossi vogliono chiudere definitivamente i giochi con anticipo per non rischiare di trovare sorprese nel finale. I Cramellà scappa dalla sinistra e provano al centro per Ferraioli, che si avventa sul pallone senza trovare lo specchio. Poco dopo la mezz'ora Di Giacomo sventaglia dalla tre quarti e cerca la testa di Kovalonux, palla al lato. Al 35esimo Di Stefano appena entrato fa il tris. Dopo un paio di tentativi di Kovalonux ribattuti, il numero 18 scaglia con forza il pallone verso la porta, siglando la sua seconda rete stagionale e mandando in archivio la gara. Nel finale c'è tempo per arrotondare il risultato, passaggio filtrante di Censori a servire Cramellà, che in diagonale batte Di Donato e sigla la sua prima rete con la maglia biancorossa. Finisce 4-0, altro successo per il Città di Teramo, che può guardare con ottimismo alla sfida di domenica al Pigliacelli contro il Favale, scontro diretto per la zona alta della graduatoria. Sì, è vero, inizialmente non abbiamo fatto un'ottima prestazione, però secondo me ci stava che mentalmente, inconsciamente prendi un po' sotto gamba l'avversario e pensavi che oggi fosse stata una passeggiata, invece poi abbiamo capito che i primi 20-25 minuti abbiamo sofferto anche contro l'ultima in classifica. Però io lo dico sempre, noi siamo questa squadra, siamo questi e siamo una squadra che se mentalmente non ci mette la cattiveria giusta soffre con tutti. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo a partire come si deve, a trovare subito il raddoppio e poi la partita è stata in discesa. Ci stanno facendo bene, indubbiamente si sta facendo bene la Turris, però io lo dico sempre, noi dobbiamo pensare a noi, questa è l'ottava partita, mancano ancora 19 partite, c'è ancora lo scontro diretto, noi abbiamo ancora tanto da lavorare, dico sempre, loro stanno facendo bene, bisogna fare i complimenti, però noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a migliorare noi e poi è normale che se vuoi arrivare in alto devi cercare devi sperare che la Turris faccia qualche passo falso. L'obiettivo adesso per noi è il Favale, che nonostante oggi abbia perso è un'ottima squadra, è una squadra organizzata che sta facendo bene, non so oggi, mi sa che ha perso 3-1, fino alla partita di oggi ha subito solo 4 gol, quindi vi fa capire la solidità della squadra del Favale, quindi noi dobbiamo pensare adesso al Favale, poi penseremo alle altre sinceramente. Il mercato lo sapete tutti, adesso non mi va di parlare del mercato, sapete tutti, io già ho parlato 2-3 settimane fa, ma lo sa la società, lo so io, lo sa il direttore, lo sanno anche i giocatori, sono consapevoli anche i giocatori, ma lo sapevamo dal 5 di settembre quando siamo incontrati, quindi io al mercato non ci sto pensando adesso, sto pensando alla partita col Favale. È normale che oggi non sono contento per il risultato, ma non sono contentissimo per la prestazione, però l'importante oggi erano i 3 punti, sono arrivati, adesso testa subito al Favale.
sono contento per Gramellà, per lo stesso di Steph, sono giocatori che stanno giocando poco e stanno soffrendo, infatti oggi ci tenevo tanto a loro, alla loro prestazione e a fargli fare gol, e sono contento soprattutto per Anas, che è un giocatore che è importante per la categoria, però sta trovando difficoltà, sta trovando poco spazio, e sono contento per il gol di oggi e spero che si sblocchi pure mentalmente. Beh, è normale che ci ha dato più qualità sulla parte sinistra, poi è normale, ho tolto Berardi che era già ammonito, ha rischiato di prendere la seconda ammonizione, quindi ho voluto evitare l'espulsione di Francesco. Poi è normale che è calato un po' pure lo stesso Antonelli, perché già aveva problemi fisici 2 settimane fa, viene da 2 partite in 3 giorni, quindi ci stava il calo fisico, però è normale che un giocatore come Di Giacomo ci dia una grossa mano. No, Speranza sta bene, Speranza è stato solo... ho voluto far riposare, era un giocatore che ha giocato tutte le partite, dovevo decidere tra lui e Alfonso. Alfonso è un giocatore che per prendere la condizione deve giocare, più partite fa e più velocemente trova la condizione, invece Ivan è uno che a volte serve anche farlo riposare. No, è un bellissimo effetto, poi ho ritrovato tanti amici, lo dico sempre, a Pineto sono stato benissimo, li ringrazierò sempre perché sono stati loro che mi hanno dato la possibilità di iniziare a allenare, quindi... Per me Pineto, diciamo, è la mia seconda casa, quindi sono stato bene e ringrazio tutti, in primis il presidente. Sì, questa è una piccola soddisfazione che ho raggiunto già da poco, mi aspettavo da un po' prima il gol, però ci è stato, sono molto contento anche perché i miei compagni ci sono sempre stati per me e ci saranno. Mi sto trovando molto bene qui a Teramo, mi sono ambientato, diciamo, molto velocemente, anche perché abbiamo dei tifosi, diciamo, che ci seguono dappertutto e che davvero ci amano. E questo gol lo dedico soprattutto alla mia famiglia, ai miei genitori e tutta la gente che, diciamo, ci ha sempre creduto in me e sta credendo ancora in me. Da quello che vediamo la Turris sta andando bene, però noi pensiamo a noi stessi, continuiamo a fare quello che stiamo facendo, cioè continuare a vincere, a fare bene per la squadra e per la città, perché è molto importante e gli obiettivi arriveranno col tempo. Sì, noi ogni domenica prepariamo domenica per domenica e... Questa settimana proveremo anche domenica a portare i 3 punti a casa, anche se sarà difficile, però la squadra c'è, la società anche, noi daremo il massimo di noi. Appena mi ha chiamato il direttore e mi ha detto che veniva qui a Teramo, la mia risposta ovviamente è stata sì per forza, perché conoscendo sia il direttore la piazza, che era molto importante, non potevo dire di no, e questa opportunità non si dà a tutti quanti, ho avuto questa opportunità e cercherò di dimostrare quello che posso e di dare il massimo per la squadra. Spero di sì e continuo a credere in me stesso, perché sono il primo che crede davvero in me stesso e sarà una scala dell'inizio di una nuova carriera. Sì, anche perché tecnicamente non c'era storia, quindi noi lo sapevamo, abbiamo cercato di tamponare un po' la situazione, ma il primo gol ci ha un po' tagliato le gambe, poi nel secondo non siamo riusciti a reagire come magari volevamo, quindi alla fine hanno dilagato. Però noi abbiamo dei problemi, quindi adesso con la società vediamo di risolverli, altrimenti sarà duro da tutte le parti, non solo con Teramo e Turris. Per noi sicuramente, anche perché abbiamo avuto dei problemi dietro, i 2 centrali non si sono nemmeno presentati all'appello presi a maggio, e quindi adesso abbiamo dei problemi. Adesso aspettiamo dicembre per cercare di tamponare questa cosa. Sì. Per dire la verità ho visto loro un po' più bravi a centrocampo, nel senso giocavano più palla e hanno avuto verticalizzazioni, palla a terra, che nel Teramo un po' oggi è mancata, nel senso loro tirano palla su al centravanti, a Palumbo, e cercano di fare così il loro gioco. Io penso che però il campionato alla lunga il Teramo lo vincerà sicuramente, perché adesso... E con i rinforzi sicuramente si rafforzerà e quindi non avrà storia, secondo me. Se riesce a stare attaccata ai 3-4 punti fino a dicembre, poi non ci sarà storia, secondo me.